Smart Arc, l'Academy delle nuove generazioni, che prova a dare quelle suggestioni necessarie per cogliere le potenzialità del futuro nello svolgimento della nuova professione. E in particolare, proprio questo corso qui vi state attingendo a frequentare, beh, coglie potentemente. E anzi, un'esigenza che era stata espressa più volte, il futuro della professione. Infatti, questo corso è dedicato in italiano, che abbiamo già pubblicato alcuni pezzi anche in inglese, ma questo è in italiano, con un collega italiano che adesso con grande piacere presenterò, che ci farà da mentore nel corso, è dedicato a Midjourney. Midjourney è una delle principali intelligenze artificiali generative che può sicuramente modificare il modo stesso di progettare. Ma ora non voglio anticipare troppe cose, ma se vedrete anche il titolo stesso del corso che abbiamo pubblicato, no? AI Tech Tour, cioè l'architettura fatta dalle AI, dalle Artificial Intelligence, è quasi un elemento significativo dal punto di vista proprio semantico. Di quello che è il modo diverso su cui possiamo approcciarci alla creatività. Per farlo, e vedremo anche durante il corso molte sorprese proprio in corso d'opera, quindi per dire anche la bontà del corso che ci troveremo a sperimentare in presa diretta le novità in corso d'opera. E abbiamo ovviamente per comprendere questo strumento, Midjourney e i suoi trucchetti, le sue peculiarità, abbiamo uno sicuramente insomma, dei maggiori esperti italiani sul tema, che è un collega, che è un architetto, Giacomo Sanna, che ovviamente ci farà da guida da questo punto di vista all'interno dei nuovi processi progettuali e del suo strumento. E quindi diciamo, chiedo adesso a Giacomo di condividere un po' con noi come è stato pensato il corso, dove vogliamo portare i nostri corsisti, le next gen delle nuove generazioni che frequentano l'Academy, ma soprattutto insomma, di farci un po' conoscere la sua esperienza, qual è stato il suo percorso e che ci metterà in qualche modo a disposizione proprio partendo da quello che è un suo elemento di scelta, no? Tra l'altro lui è anche docente, insomma, quindi ci racconterà un po' le sue esperienze sia negli studi sia come docente a Perugia. E, insomma, credo che ci darai degli stimoli e dei spunti parecchio interessanti. Giacomo, lascio a te la presentazione, introducici nel corso. Dici dove ci porterai, ma soprattutto qual è la tua esperienza e dove stai già utilizzando Midjourney nella tua attività professionale. Grazie Daniele per la bella introduzione. Sono qui a presentarmi, in qualche modo a presentare questo corso. Io sono Giacomo Sanna, appunto architetto e designer, ultimamente anche docente all'Accademia delle Belle Arti, un corso di storia dell'architettura contemporanea e moderna, e vengo da un background, diciamo, molto architettonico e molto incentrato sull'utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti, in qualche modo, che sono a disposizione di noi architetti. Da sempre ho avuto questo tarlo, insomma, per la tecnologia. Ho aperto anche varie start-up dedicate a nuove tecnologie, quindi stampa 3D e altri processi. Vi condivido il mio schermo così da potervi far entrare meglio, diciamo, in quello che è il mio mondo e il mio background. Come Quindi, aveva anticipato. eccoci qui, appunto, il nome stesso del corso è AI Tech Tour, una sorta di provocazione in qualche modo che vede in
questo nuovo incredibile strumento delle potenzialità infinite che vanno proprio a rovesciare e a sconvolgere quello che è il percorso creativo che l'architettura ha avuto sino ad oggi. Quindi non si partirà più, cioè si partirà sempre da un brainstorming, ma potremo partire dall'immagine finale, dal rendering per arrivare al progetto. E quindi avremo questo nuovo strumento per indagare veramente tutti gli aspetti compositivi che ci hanno sempre incuriosito e affascinato. Grazie all'intelligenza artificiale generativa, spero a questo corso avrete la possibilità di controllare questo strumento e di indirizzarlo per proprio scoprire, portare ai massimi estremi quella che potrebbe essere una ricerca formale o un concept. Quindi torniamo un attimino a quello che è il mio background. Appunto, sono un architetto e un designer. Questo è il mio avatar, che è proprio questo rapporto con la tecnologia, col 3D. Questo l'ho realizzato 25 anni fa oramai. È un modello 3D di un motore che rappresenta una sorta di viso umano. Quindi c'era già una prospettiva, una proiezione in qualche modo verso una macchina che fosse umana, che in fondo è quello che l'intelligenza artificiale sta cercando di fare, no? L'intelligenza artificiale è proprio una macchina addestrata per emulare l'intelligenza umana in qualche modo. E qui ci sono un po' dei concorsi che ho fatto negli anni. Questi sono i primissimi premi che abbiamo vinto in America, un concorso per un grattacielo dove c'erano delle pale eoliche ad asse verticale. Questo è un mini design award vinto nel 2000, oramai lontano, 2007, in cui un mulino e quindi una pedana galleggiante venivano reinventati per creare un pontile autosostenibile completamente, quindi l'energia veniva generata dal mulino che al tempo stesso era porta d'accesso a questa struttura galleggiante. Questo, insomma, è un altro concorso per l'Auditorium di Acile, per cui siamo arrivati nella fase finale, tra gli ultimi tre progetti selezionati, poi non siamo riusciti a vincere per poco. Questo è un progetto per Elon Musk, quindi per Hyperloop, quel sistema di scambio, diciamo, di trasporto ad altissima velocità, in cui queste capsule viaggiano all'interno di tubi sottovuoto alla velocità del suono, a circa 1600 km orari. E quindi mi hanno sempre affascinato queste visioni di mondi in cui la tecnologia in qualche modo ci aiutava a renderli migliori. Questo è appunto un'applicazione di come poi la modellazione parametrica generativa. Questo è un concorso realizzato con Studio Schiattarella per la sala, la DQ Celebration Hall della famiglia reale saudita, quindi il luogo dove la famiglia reale si andava a sposare sostanzialmente. E quindi questa grande copertura, questo telo è stato tutto sviluppato con, in questo caso, la modellazione parametrica. E lo strumento di Grasshopper, che è questo applicativo di Rhino, che consente, insomma, di Ma no, sai, portare, top che si usa in questo momento. sì, insomma, consente di parametrizzare e controllare geometrie estremamente complesse con una grande facilità d'uso e una grande flessibilità, a differenza dei software BIM, che sono, diciamo, più rigidi per questo tipo di operazioni, specie in fasi preliminari. Qui ci sono vari concorsi a cui abbiamo partecipato. Questo è per Kuwait City, sempre con Studio Schiattarella. Questo è un altro contest per l'Art Center di Riyadh. Quindi vedete una sorta di città dell'arte, spazi infiniti dedicati all'arte. E questo è il progetto di cui vado più fiero in qualche modo, di cui mi sento in parte padre, perché ogni curva che vedete su queste facciate, che sono gli edifici residenziali di CityLife, le sette torri residenziali che compongono questo complesso che è stato realizzato in sostituzione della vecchia fiera a Milano,
E dove abitano, tra l'altro, appunto Fedez è divenuto famoso quasi più per questo che di Fernandez. Alle E questo cronache. è un peccato. E quindi ogni curva che vedete su questi edifici è passata sotto le mie mani. Quindi veramente mi sento di potermi definire un po' il papà di questa architettura, assieme a tutto il team, chiaramente di Zahavide, che ha fatto uno straordinario lavoro e mi ha dato un background e un imprinting incredibile anche a livello tecnologico, perché insomma venire a contatto con realtà composte da studi di architettura con oltre i 400 dipendenti insomma, è un No. altro modus operandi, il cui focus poi è sempre stato la ricerca e il massimo dell'applicazione dello strumento. In questo caso capite che è vitale, insomma, tutto ciò senza l'utilizzo del 3D e di particolari software non si sarebbe mai potuto realizzare. Poi lo vedremo all'interno delle lezioni, no? Ma insomma, Zahavid, Foster, ovviamente, Big, insomma, per citare giusto le classiche archistar, insomma, sono elementi ormai entrati a far parte pienamente del processo progettuale. Quindi non stiamo parlando di tempi futuri, no, è oggi. Loro fanno oggi, sì. Sì, appunto, ad oggi Patrick Schumacher ha fatto questa dichiarazione in cui sostanzialmente esponeva il fatto che lo studio sta utilizzando l'intelligenza artificiale per proporre delle soluzioni innovative per la città di NEOM che verrà costruita in Arabia Saudita. Quindi immaginate, c'è bisogno di un gran volume di informazioni, in qualche modo estetiche, su quello che saranno questi edifici, e uno strumento del genere veramente ci dà infinite possibilità. Io lo sto utilizzando da circa un anno con varie applicazioni. Diciamo, sono partito banalmente da una facciata, quindi dallo studio di una facciata. Questo era dicembre scorso, in cui tutta la parte di brainstorming e quindi l'idea di come si sarebbe articolata questa superficie è stata sviluppata con Midjourney, per poi passare in Grasshopper e controllarla, diciamo, come si deve, perché chiaramente il limite di questo strumento ad oggi è che ci dà una suggestione che poi starà a noi convertire con le dovute proporzioni in architettura e con i dovuti anche limiti dalle strutture. Vedremo più volte all'interno del corso di fare questa netta differenza tra la fase creativa, le suggestioni progettuali e poi la necessità di parametrizzarlo con altri strumenti per, come si dice, metterlo a terra, no? Quindi Midjourney entra nella fase della creatività, non della fase poi della progettazione esecutiva parametrica. Okay? Questo lo ripeteremo e lo risottolineeremo più volte all'interno del corso. Assolutamente sì, qui tra le varie collaborazioni c'è stata anche una con Ferrari in cui abbiamo provato con Grasshopper a vedere cosa usciva fuori. Questa è la startup dedicata alla stampa 3D con la mia socia. Questa è un'altra startup che ho fondato dedicata al glamping, al mondo di questa ricettività alternativa. E questa era l'introduzione, come vedete, al corso che, essendo stata realizzata 3 settimane fa, chiaramente era ancora la versione 5.1. Ad oggi siamo alla 5.2 ed è proprio divertente anche mostrarvi questo, quanto in fretta stia andando questo settore e l'intelligenza artificiale in generale, perché si basa proprio su questo, sulla crescita in base anche all'utilizzo, e quindi sempre più utenti utilizzano queste piattaforme di intelligenza generativa, che sia essa text to language, quindi sempre diciamo dialogativa, in qualche modo conversativa, oppure come in questo caso text to image per la produzione di contenuti Come immediati. trasformare il testo in un'immagine, no? Cioè, lo vedremo nei vari Assolutamente. passaggi, quello che tecnicamente si chiama il prompt, cioè il prompting, cioè creare una sequenza lessicale, inglese, italiano, quello che vedremo, qualsiasi cosa, per arrivare, no, a
a produrre invece delle immagini, ovviamente. Assolutamente, questo appunto andando così, faccio una carrellata su quelle che sono poi le tematiche che abbiamo toccato nelle varie lezioni. Questa era la provocazione, quindi il lato etico in qualche modo delle deepfake, quindi di come poi i rischi di uno strumento così potente nella falsa informazione siano assolutamente presenti, però al tempo stesso capite che è un grande strumento. Questo proprio secondo me mostra un pochino l'evoluzione, no? Quindi partire dal quadro Cercheremo del corso. originale sotto, esatto, l'andremo a vedere e poi cosa riuscire a tirar fuori da quelle immagini. Questo è ciò che dicevamo prima, quindi Patrick Schumacher che ci ha esplicitato come questo strumento lo stia utilizzando, stia aiutando lo studio a proporre nuove soluzioni. Ancora qui e qui, insomma, indicazioni su quello che è un prompt e quindi il comando Insomma, che ci entreremo insomma man mano nel corso delle lezioni, se no poi andiamo a spoileriamo troppo, assolutamente. sì, spoileriamo giustamente. Questo chiudo con questa è proprio l'evoluzione dello strumento. Mi piace questa slide perché non dice granché sul corso, ma vi fa vedere proprio come questo strumento in un anno si sia evoluto. Tutto a sinistra avete l'immagine generata con la prima versione di Midjourney, quindi la V1. In mezzo, quindi, sono quelle quattro immagini tutte a sinistra, le quattro successive, la V2, fino ad arrivare a novembre, se non erro, metà novembre, in cui è uscita la V4, che ha rivoluzionato in maniera radicale la qualità con cui questo strumento opera. E noi poi invece andremo a scoprire anche le versioni successive. Va bene, adesso non anticipiamo, dai, Giacomo, insomma, tutto quanto, perché sennò poi si ritroveranno, insomma, poi tutte le cose. Ma credo che vedrete, insomma, faremo prima questo giro generale e poi sui problemi etici e di cultura della progettazione. E poi apriremo proprio Midjourney e ci metteremo le mani e produrremo tantissime immagini sofisticate, più leggere, molte anche provocatorie, no? E che ci permetteranno di fare dei prospetti esterni, di fare anche delle ambientazioni d'interno e anche dei prodotti di design, come poi se appunto lo vedremo, dei divani e altre ambientazioni, no? Quindi, insomma, diciamo, tenendoci sempre molto alti come visione, come prospettiva. Ma ci sporcheremo le mani, tra l'altro, proprio con la versione nuova, appena uscita di Mitchell. Bene, Giacomo, grazie, grazie alla presentazione della tua attività. Si vede che insomma il curriculum è sostanzioso e ha avuto modo già di sperimentare come siano questi strumenti. E quindi, ora che abbiamo un po' incuriosito, no? E un po' spoilerato, incuriosito i nostri corsisti, tuffiamoci all'interno delle lezioni e scopriamo che cos'è Midjourney e l'intelligenza artificiale generativa che da testo produce immagini. Ancora grazie e vi attendiamo alla prima lezione. Grazie Gian.